La lotta all'evasione fiscale come priorità, sempre con un occhio di riguardo alla particolarità del territorio lariano, terra di confine con 12 valichi doganali da presidiare. La Guardia di Finanza di Como ha tirato oggi le somme delle attività dello scorso anno e dei primi 5 mesi del 2018, in occasione della celebrazione del 244esimo anniversario della fondazione del Corpo. Le Fiamme Gialle hanno accertato evasioni fiscali per un totale di 225 milioni di euro e individuato 113 persone completamente sconosciute al fisco, per circa 30 milioni di euro di IVA evasi. La lotta al lavoro sommerso ha permesso anche di scoprire 71 lavoratori in nero, 138 irregolari e 41 datori di lavoro che utilizzavano manodopera non in regola. Di perseguire la grande evasione, quella portata avanti da coloro i quali ricorrono a manovre fraudolente, a schemi fiduciari, spesso avvalendosi di consulenze professionali, creando un danno per l'erario molto grande e creando anche un vulnus nella giustizia tributaria particolarmente evidente. Concentrare risorse, valorizzare le banche dati e le informazioni a nostra disposizione e aggredire i fenomeni più gravi. Questo è il nostro obiettivo per il 2018 e per i prossimi anni. Significativa anche l'attività di polizia doganale, con 256 interventi effettuati in un anno e mezzo, e il contrasto alla circolazione illecita di denaro. In oltre 1.800 controlli, le Fiamme Gialle hanno scoperto 653 violazioni e intercettato titoli e valuta non dichiarata per oltre 160 milioni di euro. Nasciamo come guardie di confine, ma certo abbiamo adeguato la nostra fisionomia alle attuali richieste del momento, ai bisogni della gente, ai mutamenti socio-economici. Continuiamo a mantenere molto alta la presenza ispettiva ai confini per intercettare valuta, titoli che cercano di transitare illegalmente presso i varichi a noi affidati come vigilanza, e anche in questo caso i risultati sono oggettivamente molto importanti, ma ci preme anche segnalare come per noi la repressione debba unirsi a una forte capacità di essere strumento di deterrenza e di dissuasione da comportamenti illegali.